Questo libro nasce da un momento di depressione, non so se clinica o passeggera, la sera delle elezioni di Trump, quando mia moglie e io guardammo i risultati, rimanemmo a bocca aperta a chiederci: ma com'è possibile che questo personaggio sia diventato presidente degli Stati Uniti d'America? E allora da lì mi è venuta voglia di andare a cercare quello che di positivo, di bello, di piacevole c'era stato nella mia vita e poi anche nella vita del mio tempo, no? Visto che ne ho vissuto tanto. E da lì ho detto: ma l'autobiografia però sono delle cose da presuntuoso, bisognerebbe essere morti per scrivere le autobiografie, che però è difficile per ovvie ragioni. E allora ci sono le cose, ecco, le cose che hanno segnato la mia vita e che hanno reso piacevoli o interessanti alcune fasi della mia esistenza, visto che la persona che io conosco meglio sono me stesso. E allora attraverso questo ho detto: andiamo a ricostruire il percorso che abbiamo fatto, magari riusciamo anche senza fare trombonate, senza fare saggistica, a capire perché siamo arrivati a quel punto in America o a questo punto in Italia. L'oggetto che ha segnato di più la mia vita è la lettera 22, la macchina per scrivere di mio papà, che mi accompagnava nel sonno, nell'addormentarmi. Io ho sempre avuto molta difficoltà ad addormentarmi. Qualcuno mi ha preso in giro perché il sottotitolo del libro è La ricerca delle cose perdute. Dice: ah, ma vuoi fare Proust? Beh, Proust aveva grandi difficoltà ad addormentarsi. Il suo primo libro della serie, naturalmente, parla della sua difficoltà nel prendere sonno. E a me cullava il ticchettio insopportabile, in realtà, di una macchina per scrivere di quelle di una volta. E per me però era il segno della pace familiare, che tutto era a posto nel mondo, che papà di là lavorava, che da quella macchinetta di metallo, di ferro, sarebbero sgorgati personaggi, immagini, voci, suoni, vita, e tutte create tra l'altro dal cervello. Non c'era loro il copia e incolla, si va su Wikipedia, si va su Google, copio qualcosa. E il suono di quella macchina per scrivere, questo specie di battere, di picchiettare come la grandine sul tetto di lamiera, mi accompagnava nel sonno e forse mi ha anche fatto venire la voglia di usarla, quella macchina per scrivere, che non ho mai usato in realtà, è rimasta sempre con mio padre, e fare quindi il mestiere di giornalista. A me sarebbe piaciuto e mi interessava molto l'idea di insegnare, una cosa un po' da presuntuosi, sapendo benissimo che l'insegnamento non fa guadagnare, però il piacere di stare con degli altri e di scambiare con loro delle idee, di dirgli cose che magari non sanno, l'ho fatto anche per un po', ho fatto il sedicente professore universitario negli Stati Uniti e mi sono accorto di quanto sia faticoso farlo, soprattutto nelle nazioni in cui dai professori si esige molto, perché gli studenti pagano un sacco di soldi, quindi vogliono avere un prodotto. Quindi se non avessi fatto quello sarei andato a insegnare a qualche disperato in un liceo classico, lettere, italiano, latino, meno greco, che conoscevo molto poco, e storia, che è sempre stata la mia vera grande passione, lo studio della storia. Quindi probabilmente avrei fatto quello, del resto avevo già deciso di farlo, non ne parlo necessariamente in questo libro, ma l'ho fatto in altri, dopo aver lavorato per un po' in vari giornali senza trovare nessun piacere nel farlo, avevo deciso di mollare tutto e di mettermi a fare la carriera universitaria, tentare di entrare all'università facendo una trafila di assistente, bla bla, fino a diventare un barone. Per la fortuna degli studenti, invece, la carriera ha preso un'altra strada e non ho fatto l'insegnante. Perché tra le varie cose collegate alla mia insonnia, soprattutto infantile, c'è anche una profonda e totale allergia al caldo. Io soffro moltissimo il caldo. Allora, prima dell'avvento dell'aria condizionata, maledetta da molti, ma da me personalmente benedetta, è le notti, soprattutto le notti d'estate, nelle città roventi dove io passavo le estati. Pensate che noi andavamo a Modena per passare l'estate. Modena è una delle città più calde d'Italia, nella bassa modenese. La notte era tutto un continuo rivoltare il cuscino alla ricerca del lato sotto, che è quello più fresco, per avere qualche istante di ristoro, no? Prima di riscaldarlo di nuovo. E quindi ho pensato che in fondo questa è la ricerca che noi conduciamo tutta la vita, anche con l'aria condizionata, di vedere se dall'altro lato di un cuscino c'è fresco, si sta meglio, si riposa meglio,
si posa la testa con più delicatezza e con più piacere, ed è quello che avviene in politica. Noi nella nostra, andiamo a votare, quando facciamo il tifo per questo o per quello, cosa facciamo? Rivoltiamo il cuscino sperando che dall'altra parte ci sia qualcosa di più fresco, e poi ci accorgiamo che in realtà sono sempre due lati dello stesso cuscino. E io sono uno molto, curiosamente, uno molto casalingo, io adoro stare in casa, adoro anche non fare niente, detesto le vacanze intelligenti o quelli che fanno quei programmi delinquenziali, per cui 7 città in 6 giorni, 28 musei in 4 giorni. La casa è dov'è il mio cuore. Io torno a casa quando torno da mia moglie, adesso siamo sposati da 49 anni, quindi più casa di così è impossibile, dove ci sono, lo so, è una banalità dirlo, ma è la verità, dove ci sono gli affetti. Io non mi affeziono alle case. Non ho una particolare, sono un po' come i gatti, potrei anche andare a vivere, cambiare casa domani se non fosse l'enorme seccatura del trasloco, una delle cose più traumatiche della vita, però mi affeziono alle persone che vivono in quelle case, quindi io devo assolutamente ogni tanto farmi una dose di nipotini come me la facevo di figli, perché in fondo viaggiare così tanto come ho fatto per molti anni, stare via a lungo, è una cosa che aumenta il valore degli affetti che tu hai, li tieni anche vivi. Io ho sempre pensato che il mio matrimonio è durato tanto perché mia moglie e io per anni non abbiamo vissuto molto insieme, quindi ogni volta si ricominciava, si ripartiva da zero, magari si cambiava continente, paese, casa, quindi era come risposarci piuttosto che il tran tran quotidiano. Quindi come dicono gli inglesi, la casa è dove è il tuo cuore. C'è un lato nuovo del presente. E noi stiamo veramente navigando senza mappe, senza bussole, in terra incognita, quindi la freschezza è semplicemente nella possibilità di immaginare che le cose possano cambiare. Ecco, c'è una insoddisfazione con il presente che rende ogni forma di cambiamento desiderabile. Io osservo che anche rompersi una gamba, se non l'hai mai fatto prima, è un cambiamento, non è cambiamento necessariamente una cosa positiva. Io di grandi freschezze non ne vedo in questo momento, perché in genere la rabbia è un po' come le famose baionette di Napoleone, cioè con le baionette si possono fare molte cose ma non ti ci si può sedere sopra. Ecco, con la rabbia si possono vincere le elezioni, ma è difficile poi governare con rabbia. Quindi lati freschi non ne vedo, se non che nella esplosione dei nuovi media, credo che quando si decanterà tutta questa schiuma che si è creata in questi anni, forse lì ci sarà una possibilità di comunicare meglio e quindi di rinfrescarci un po' le idee. Io sono sempre partito da un principio, anche quando scrivevo come anonimo cronista, ed era molto semplice, lo dico anche ai redattori adesso della radio che dirigo, Radio Capital in Italia. Guardate che se quello che scrivete annoia voi, immaginatevi come si divertirà chi deve anche pagare per leggervi, voi siete pagati, cioè cercate di rileggervi e di dire: ma io mi sto divertendo a leggere quello che ho scritto, mi sto divertendo a scrivere, a parlare, o invece sto rompendo le scatole anche a me stesso. Quindi io ho una specie di meccanismo interiore che mi deriva anche dalle lezioni che mi impartiva mio padre quando mi diceva: hai scritto malissimo, hai scritto delle coglione. Per cui se mi accorgo che sto diventando noioso, c'è come un freno interiore che mi blocca, mi dice: no, ripensaci. E bisogna anche essere, secondo me, sempre un po' autoironici. Noi siamo circondati da un trombonismo dilagante in questo momento. Chiunque ha idee su cosa accadrà nel mondo, tutti sono saggisti, tutti sono politologi e tutti sono cascati con la faccia per terra, perché nessuno aveva previsto che l'Unione Sovietica sarebbe diventata quella che è oggi, nessuno, io ci ho vissuto e lavorato, lo so, leggevo tutti i libri dell'epoca, nessuno aveva previsto Trump, nemmeno la sua avversaria, e nemmeno lo stesso Trump, non molti avevano previsto quello che sta accadendo in Italia oggi, cioè la completa fine dei partiti tradizionali e questo. Quindi io dei politologi mi sono rotto le balle, le facoltà di scienze politiche saranno anche utilissime ma non prevedono niente, un po' come gli economisti.
Quindi ecco, bisogna scrivere di tutto, si ha diritto di scrivere di tutto, purché ci sia sempre questo elemento di dire: ma guardate che in realtà anche io non lo so cosa sta succedendo. Ecco, l'autoironia secondo me è la caratteristica fondamentale per cercare di avere una comunicazione con qualcuno, ed è quella che vedo con molta tristezza mancare nei politici attuali.